con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari della compagnia Berardi Casolari per presentare il loro spettacolo In fondo agli occhi in streaming sabato 6 febbraio 2021. Ben ritrovati. Ciao, Grazie, ciao a tutti. Grazie, ciao Fede. Presentiamo questo lavoro. In fondo agli occhi è uno spettacolo riestrapolato da un'energia di Peter Brick in illo tempore, era il 2011, 2012, 2012. 2012. Così era ispirato alla crisi che l'Italia e il nostro paese stanno vivendo in base a una crisi economica e finanziaria. Ed era un lavoro che parlava dell'attualità. Noi avevamo girato per i bar Italia, da Sanremo a Reggio Calabria, di tutta l'Italia in tournée. Eravamo andati a cogliere il punto di vista, guarda caso, del popolo, come viveva il distacco dalla realtà che ci veniva raccontata dai media, cioè quale fosse la percezione reale nei confronti di una crisi economica, la crisi sociale, politica che c'è sempre, infatti, purtroppo. E la cosa bella che mi viene da dire, adesso prima ne parlavamo io e te, Federico, al telefono, salutandoci, della distanza che c'è tra il popolo e la gente che invece di rappresentarli parla e sparla a nome loro, no? Il periodo del movimento dei forconi all'epoca, e si dice, ah, faccio uno spettacolo, però in realtà quanto è attuale, chissà quanto resisterà questo spettacolo. Beh, la situazione è peggiorata, facendo le prove in questi giorni a casa, in realtà sembra profetico, ma in realtà è uno spettacolo che... Ci siamo resi conto, facendo appunto le prove, di quanto sia attuale, forse più attuale questo degli ultimi spettacoli che abbiamo fatto. Vabbè, no, perché noi parliamo sempre di attualità, però è molto vicino a quello che sta succedendo adesso, anche perché poi la storia, come si dice, si ripete, quindi sembra proprio questo uno dei casi. Purtroppo. Comunque lo spettacolo è molto ironico e quindi graffiante, ma molto divertente anche, non è un mattone, ecco questo, perché sembra che No, parliamo di crisi. perché poi la situazione è grave ma non è seria, come diceva Flaiano, no? Oppure è seria ma non è grave, cioè, nel senso che se non fosse che riguarda la nostra vita e la vita delle persone che abbiamo intorno, o la vita anche dell'ambiente in cui uno vive. Perché, sinceramente, come hai detto prima tu, come va? Bah, alla grande, se non fosse in proporzione a quello che mi circonda, cioè pensare alla salvezza della propria anima, però in un paese dove la disperazione, l'angoscia, la paura la fanno da padrone, non è mica bello, no? Però se non fosse per questo, la situazione è da ridere, fa veramente ridere. Parliamo invece di questo lungo periodo di emergenza sanitaria riguardo alla vostra attività. Cosa vi ha stimolato a fare? In un primo momento, diciamo nel lockdown dell'anno passato, ci siamo anche un po' riposati perché stavamo venendo da anni di tournée serrata. Però dopo ovviamente questo momento così difficile proprio per tutti quanti, per tutto il paese, per tutto il mondo, comunque visto che noi siamo abituati a scrivere e a creare, ci siamo messi a scrivere ovviamente. Siamo E quindi ci inventati. siamo reinventati e abbiamo fatto questo progetto del teatro a porte chiuse, rifacendo la regia ai nostri spettacoli di repertorio, ma scrivendo anche cose nuove e anche in forme diverse. Abbiamo fatto una serie, diciamo, di puntate per Rai Radio 3 che parlava della tournée di una coppia di artisti che ricordavano di com'era bello quando c'erano gli spettacoli dal vivo, di che cosa voleva dire. E quindi in maniera ironica e divertente abbiamo rivissuto di questi 20 anni di tournée e di lavoro che stiamo Sì, il passato facendo. che sembrava lontano, come fare un lavoro sulla memoria, però di quello che era l'altro ieri, o proprio il passato prossimo, come se fosse remoto, cioè come era bello quando si poteva. Quindi per mantenere vivo il ricordo emozionale nelle persone e quindi impedire che la parte emotiva, energetica e spirituale, che proprio vive e alimenta la vita delle persone, si avvilisse, svanisse, morisse. Che è quello che poi cercano di fare, secondo me, questi signori del potere con la P minuscola. Ci lasciate anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sulla pagina YouTube del Teatro della Tosse trovate la diretta delle 21 con In fondo agli occhi, una versione streaming, uno spettacolo feroce e lirico, signori, divertente e commovente. E poi dopo sulla pagina Facebook anche del Teatro della Tosse, sulla pagina Facebook Compagnia Berardi Casolari, dove se mettete un like potete ricevere le notifiche, ogni volta non vi dobbiamo avvisare come facciamo già con Federico. È tutta quella generazione di intellettualoidi che con i social vanno a fatica e fanno bene. In fondo agli occhi, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari della compagnia Berardi Casolari in streaming sabato 6 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento. A risentirci presto.
Ma arrivederci, arrivederci signori. Un abbraccio a voi. A voi. Ciao. Ciao.